sportivi 33 minuti dopo le ore 20, nuovo appuntamento, nuovo ed ultimo appuntamento del 2020 con Amici Granata per parlare di Salernitana, per parlare di questo Tour de Force che vede il campionato cadetto in un'autentica maratona, 5 partite nel giro di appena 15 giorni. Salernitana reduce dal pareggio contro la superpotenza Lecce di martedì sera alla Recchi, ma Salernitana che è già proiettata come tutto il campionato, la Salernitana di più, perché giocherà d'anticipo domani sera al Benito Stirpe di Frosinone, martedì alla Recchi contro una superpotenza che era al terzo posto. Oggi, o meglio domani, la partita contro un'altra corazzata, quella Frusinate, che attualmente si trova al terzo posto in classifica, ad un solo punto di distacco dalla Salernitana, che è scivolata sul secondo gradino del podio, ma a un giro di ruota dalla capolista Empoli. Questo per dire che il campionato, soprattutto nelle posizioni di vertice, è apertissimo e probabilmente, anzi quasi certamente, questo Tour de Force, prima della nuova sosta del campionato che coinciderà anche con l'apertura del mercato di riparazione, dirà tanto, se non tutto, in ottica di posizioni e determinazioni della stagione. La Salernitana per il momento è lì. Castori, che sarà squalificato perché è stato espulso dal direttore di gara Chiffi martedì sera contro il Lecce, assisterà al match dalla tribuna del Benito Stirpe, ovviamente a porte chiuse come in tutti gli stadi d'Italia a causa la pandemia, ma viaggia verso la conferma del 3-5-2. Tutino sta meglio, ieri l'attaccante non si era allenato ma è stato regolarmente convocato per la trasferta in terra ciociara e dovrebbe far coppia in tandem con Milan Djuric, che ritorna nell'11 base. Questo nello spartito tattico caro al trainer Granata, che da tempo oramai ha adottato il 3-5-2 come canovaccio a dispetto del 4-4-2 e si schiera di fatto a specchio contro un Frosinone di Alessandro Nesta che in difficoltà numerica per quanto riguarda una rosa che è stringata all'osso per le tante tantissime assenze, ma che sta viaggiando con le marce alte, per non dire altissime. Nelle ultime 4 uscite stagionali i canarini frusinati sono stati capaci di inalare qualcosa come 10 punti frutto di 3 successi ed un pareggio, il regno della sorte proprio contro il Lecce che è ancora nelle posizioni di testa e sarà un testa a testa quello di domani sera al Benito Stirpe, la seconda contro la terza. Ne parleremo con i nostri ospiti sia in studio, ma ne parleremo anche con video collegamenti che avremo da Frosinone, anche con un ex illustre che ci presenterà e ci presenteranno la gara contro il Frosinone. Un anticipo, quello della 13ª giornata del campionato cadetto, con la Salernitana che sta viaggiando. Se il Frosinone viaggia con le marce alte, la Salernitana di Castori sta facendo anche meglio. 24 punti in classifica totalizzati dal trainer Granata nelle prime 12 uscite stagionali. Fin troppo facile fare l'equazione, o meglio la media di 2 punti a partita, che sono davvero tanto, tanto, tanto per una squadra che sicuramente non era partita con i favori del pronostico, ma è lì. Mi sono dilungato tantissimo anche per creare la suspense e l'attesa e presentare i nostri ospiti in studio. Buonasera a Pasquale Viscido, allenatore, buonasera, ex calciatore di Salernitana e Frosinone. È un classico, Pasquale, quando c'è il Frosinone che sei ospite nostro. È diventata una... come un compleanno. Una piacevole conferma. Sì, sì. Una piacevole conferma. Buonasera al direttore sportivo Peppe Cannella. Buonasera. Buonasera Peppe. Bene. Partiamo da te. Ti aspettavi questo exploit? È una sorpresa per te la Salernitana lì su? No, nel modo più assoluto. Per me ha fatto un buon mercato, ha preso un allenatore motivato. Il calcio cambia, Castori per me è uno di quelli più vicino al calcio aggressivo, feroce, che in Serie A sta facendo la differenza con gli allenatori di Verona, Atalanta e, se mi consentite, Spezia. Quindi la B, poi, che per caratteristiche ha questo indirizzo, Castori è uno di quelli che in questa categoria, quando si applica questo gioco, per me non è una sorpresa che sta avendo dei risultati positivi. Insomma, è andato subito al punto Cannella, Pasquale,
che mi trova quasi totalmente d'accordo anche sul discorso del mercato fatto in maniera oculata, voluto da Castori, soprattutto alcune pedine. Mi fa strano soltanto l'espressione di Cannella che dice e ha fatto dei paralleli anche importanti al calcio di Serie A, di allenatori che si dicono emergenti, lo Spezia italiano, la stessa Atalanta, non so se ha citato il Sassuolo, che sembrerebbe almeno sulla carta, ma poi sono curioso di sapere l'opinione di Cannella, perché tutto si dice di Castori tranne che è un allenatore nuovo, però il vecchio adagio sta funzionando, cioè la concretezza, la praticità e una squadra strutturata bene per far bene in Serie B. Il calcio aggressivo naturalmente funziona quando è supportato dalla condizione atletica. In B sicuramente è come dice il direttore, ma in Serie A forse un po' meno, magari quelle squadre come Spezia così alla lunga tireranno un po' il fiato, però ci sono anche squadre come il Milan che sono abbastanza aggressive, l'Atalanta, vabbè, l'Atalanta non fa testo. Sono alcuni anni che è da prendere come esempio. E invece in B Castori, rispetto all'anno scorso dove si giocava, si cercava di giocare palla a terra con giocatori non adatti, lui che è un esperto della categoria ha pensato bene di mettere questa palla lunga e di aggredire l'avversario sulle respinte e avendo dei giocatori adatti a questo tipo di gioco ti hanno portato una serenità in vetta alla classifica, non a caso, perché poi Castori è uno navigato, quindi in Serie B conosce un po' tutto. Ma questa Serie B, che è fatta di tante squadre sulla carta apparentemente corazzate, alla fine paga la fisicità, paga la condizione fisica, paga la praticità, direttore. Salernitana che insomma si sta rivelando una sorpresa forse per gli altri, non per te a quanto dicevi, Salernitana che se la può giocare fino in fondo. Io facevo un discorso più in generale. Il calcio è cambiato perché mancano nei calciatori quelle qualità che magari prima si esprimevano in un calcio diverso, dove tu un allenatore poteva tatticamente svolgere, come apro e chiudo parentesi, cercava di fare Ventura l'anno scorso, no? Il buon Pasquale citava il Milan, che non è che abbia grandi giocatori di qualità, basti pensare che fenomeni adesso sono Benasser, Krunic, che qualche anno prima lottavano per la retrocessione. Questo ti deve far capire che in Italia e in generale la qualità è scesa un po', per cui tornando alla Salernitana è una squadra che fa dell'aggressività, della ferocia la sua qualità migliore, diceva Pasquale la palla lunga, ma soprattutto recuperare le seconde palle, cercare di pressare, noi nel gergo diciamo si lavora sulle soglie, no? In effetti a Salerno si possono ricordare quando è arrivato Delio Rossi che applicava questo tipo di calcio, cioè lavorare sulle soglie significa, tu sei un allenatore, lavorare sull'intensità, per cui se tu riesci ad avere sempre alto questo specifico del fisico, chiaramente copri di più il campo e sei disturbante per gli altri. Per quanto riguarda la classifica di Serie B, sicuramente nelle prime posizioni ci sono le squadre che in questa categoria hanno dei giocatori di qualità. Basta vedere a Lecce, all'Empoli, lo stesso Frosinone. Il Frosinone, però, cercano di giocare a calcio perché hanno giocatori di qualità, è inevitabile che prendano gol, quindi non c'è quella schiaccia sassi come era il Benevento l'anno scorso. E per questo io dico che, essendo che il calcio ha fatto un passo indietro sotto questo aspetto, perché quando poi allo specchio tutti gli allenatori emergenti e quelli non hanno i risultati di Gasperini, che non è che l'Atalanta sia da prendere ad esempio, deve prendere ad esempio questo allenatore che il suo percorso, come tipo di gioco, il suo percorso l'ha fatto già al Genoa. Se il buon Preziosi non avesse avuto i problemi economici qualche anno fa, il Genoa raggiunse anche l'Europa League, certo. Non si potette iscrivere per un fatto economico. Lo stesso Juric, che ha vinto un campionato al Crotone sull'aggressività, perché aveva un attaccante, Budimir, che poi è scomparso, non la voglio fare lunga,
Per dirti che questo è un calcio che adesso, se tu corri più degli altri, duri più degli altri, non a caso la Salernitana delle vittorie le ha ottenute quasi a tempo scaduto. Verissimo. Io ero qui a vedere la prima partita con la Regina, la tenacia e la forza fisica ha fatto recuperare quel risultato e addirittura ha fatto diventare la Salernitana capolista, perché negli ultimi minuti ha sempre dato la stoccata. E se non hai le gambe, come fai ad arrivare a questo? Ma non a caso, direttore, tu che sei stato, diciamo, mi posso permettere, forse addirittura lo scopritore o quasi di Zeman, no? Sembrano così agli antipodi Zeman e Castori. Invece sul piano fisico io sto continuando a battere e a dire che Castori è molto molto vicino alla filosofia di Zeman come preparazione atletica, come filosofia di gioco no, ma è molto vicino alla preparazione atletica. E non è un caso, hai fatto centro, che questa Salernitana sempre sistematicamente chiude le partite in crescendo. I secondi tempi della Salernitana dimostra alla squadra di avere più gamba rispetto ad altre squadre, all'avversario che molto spesso è tecnicamente sulla carta più forte. Volevo dirti appunto che è stato fatto un buon mercato sulle indicazioni chiaramente dell'allenatore, perché per fare un tipo di gioco ci vogliono delle caratteristiche dei giocatori che hanno nella loro qualità migliore la resistenza, no? La forza. Vedi Capezzi, che è un giocatore che ho preso dalla primavera della Fiorentina e portare a Varese, cioè Kupić, sono tutti giocatori che vanno sulle soglie, per cui più lavorano e più hanno. Poi io non sono lo scopritore di Zeman, è il contrario, perché io arrivai all'ICAD dopo di lui. Poi però c'è... poi l'hai portato, insomma, l'hai celebrato. Ma no, io ero un suo, diciamo, grande amico, perché poi siamo diventati amici, no? Però... Dai che ti voleva portare al Real Madrid, o tu portando al Real, se non sbaglio. Poi per la serietà di Zeman non siete andati entrambi, se non sbaglio. No, già feci una battuta. Zeman era sotto questo aspetto molto molto leale e fedele a chi gli dava il lavoro, insomma. Però questo è un episodio passato. Per tornare a Castori, io mi ricordo un episodio con il buon Aliberti e con la Salernitana. Andammo a una partita di Coppa Italia a Lanciano, dove lui iniziava ad allenare, non mi ricordo l'anno, comunque proprio con Zeman, che eravamo in fase di costruzione. Arrivammo lì, sembrava una partita facile, perdemmo 3-0, questi correvano dappertutto. Addirittura più dei pupilli di Zeman. Poi Castori l'ho incontrato sempre in B, ha sempre dato fastidio, sempre se squadre corte all'indietro, belle arroccate, e questo è un complimento che faccio alla Salernitana, perché finalmente è una difesa sostanziosa. Ha recuperato Mantovani, che è un buon giocatore, ma lo stesso Jomberg, che anche ho portato in Italia quando arrivo al Catania. Voglio dirti, sono tutti giocatori sul pezzo, no? Attenti, non lasciano spazio. Ha un buon portiere la Salernitana, che Castori conosce bene perché ci ha vinto il campionato a Carpi. Sembra di vedere quel Carpi. Tutino con le giuste come Mbakoku. Bravissimo, quindi c'era anche Inglese. Tutti i giocatori, magari, ecco, se proprio vogliamo trovare qualche appunto a questa rosa, se mi consenti. No, il centrocampo è bello vivo, c'ha qualità e intensità, si interscambiano, sotto questo aspetto è completo. Sulla fascia sinistra, esatto, ci vorrebbe qualche terzinaccio che dia un giusto po' di respiro a Lopez. Perché... sono contento, mi sento quasi rinfrancato, perché il fatto che il direttore stia riprendendo delle mie osservazioni, che sto dicendo che se un tallone da chiedere a questa squadra... Ma tu mi chiami, me le chiedi. Non lo diciamo, però non lo sveliamo. non lo sveliamo. Al di là di questo, finisco... poi passiamo ad altre argomentazioni. Anche nella fase offensiva, magari far capire a Gondò che può fare di meglio, perché con quel fisico, altrimenti la Salernitana dovrebbe trovare un inglese. Che quindi, non è uno d'oltremanica, ma un inglese attaccante, come inglese. Faccio per dire, no? Certo. E quindi potrebbe fare molto meglio. E dove può arrivare secondo te, Pasquale? Sei d'accordo con l'analisi che credo sia stata cristallina di Cannella, che si è spinto già nel mercato? Attenzione, Chiedo scusa, non di dimenticare che non faccio il farmacista. Ovviamente, da questo punto di vista non ne abbiamo dubbi. Pasquale. Direttore è un espertissimo del calcio italiano, come fai a dargli torto?
Dove può arrivare? Può arrivare fino in fondo, secondo me, se non direttamente in Serie A. Poi è naturale che se tu ci credi veramente e vuoi vincere il campionato, a gennaio fai qualcosa per migliorarti. Però se vuoi arrivare ai playoff, come questa squadra, ci puoi arrivare tranquillamente. Io Per quanto riguarda sì. Lopez non è un discreto giocatore, però ci vorrebbe un giocatore che ti garantisca qualcosa anche in fase offensiva, perché lui è soprattutto un giocatore di livello difensivo. Interdittore. An no, più difensivo che offensivo, perché lui a fondo campo ci arriva poche volte, quindi probabilmente sì, ma non è che poi sia insomma, il giocatore più scadente della rosa, è un giocatore diverso da quello che ci vorrebbe come quinto. Poi entreremo nel vivo del discorso del Come mercato, sbaglio, perché direttore? no, perché tra l'altro oggi la Salernitana è già partita, è arrivata a Frosinone, del resto è una trasferta relativamente vicina. Cassori non ha convocato Baraje, che sarebbe l'alternativa di Lopez sulla catena di sinistra. Tra l'altro giovane under, c'è stato questo scambio con Curzio che è andato alla Triestina, se non sbaglio. Sì, mi pare che Baraje fosse della Triestina. In ogni caso non è stato convocato, segno evidente di una bocciatura del giovane Baraje e del fatto che la Salernitana ha una lacuna oggettiva a sinistra che potrebbe essere colmata, ma parzialmente, soltanto da Veseli, ma come adattato, giocatore adattato sulla catena di sinistra. Però Cannella ha toccato un altro argomento, Pasquale, che vorrei affrontare con te, la tenuta difensiva di questa squadra. Castori, sempre vecchio adagio, non del prima non prenderle, però ha fatto due conti. Ha detto: se questa squadra in 2 anni di B ha preso un tot numero di gol che è pari quasi a 100, c'è qualcosa da cambiare, c'è qualcosa che non va in difesa. Si è assunta una grossa responsabilità, volendo a tutti i costi Belez, pur avendo micariche per ingaggio, per numero di anni che ha ancora a Salerno, non era facile, è stato accontentato. E la famosa colonna vertebrale, spina dorsale della squadra, l'ha voluta, cioè portiere, Portiere, difensore difensore. centrale, centrocampista e attaccante. Ed è su quello che poi ha costruito una squadra che non eccelle magari per Corre, individualità, ma corre. corre. È una Corrono, sì. squadra che fa della tenuta atletica la sua forza. È una filosofia che sta trovando una risposta in classifica la squadra. Ma poi se vedi, lavorano bene, accorciano. Difficilmente si fanno trovare spiazzate su palla lunga, hanno una buona lettura delle giocate, quindi c'è anche un lavoro dietro a questa, non solo i meriti dei giocatori che sono evidenti, però c'è un lavoro che tu vedi quando vai sul campo, tu vedi che questa difesa, questo centrocampo si muovono bene, fanno delle buone coperture e quindi la difesa soffre pochissimo. Non a caso, direttore, soprattutto con il Lecce è arrivato un pareggio. Intanto Baraje, Padova, non Trieste, è stato un lapsus. È arrivato un pareggio che ha spodestato la Salernitana dal primo posto, ma è ancora lì, a un punto dalla vetta occupata dall'Empoli, però contro una super corazzata come il Lecce. E la squadra è apparsa compatta, centrocampisti, attaccanti, difensori, insomma sembrava si muovessero all'unisono. E credo che, insomma, in termini di copertura del campo e di chilometri macinati, più o meno sono stati gli stessi. Questa è una questione di mentalità. Tutti sanno che il Lecce è una corazzata. Tutti sanno che negli ultimi anni le retrocesse sono sempre le più grandi favorite per un fatto economico e per un fatto di parco giocatori. Poi col Covid ancora di più. Certo. Mercato ce n'è stato poco. Il fatto che la Salernitana ha rischiato di perdere perché voleva vincerla. Quindi ha tenuto botta. Questo è un dato di fatto. Io non penso che la Salernitana abbia in testa di vincere il campionato, di rimanere al più a lungo possibile, allenare la testa, e già lo sta facendo, ad essere competitivi, di sfruttare quella che è la sua forza maggiore, l'intensità, chiaramente con l'organizzazione, perché sennò sembra disqualificare il lavoro di Castori che qualche campionato ha vinto. Ha vinto in tutti i campionati, Per Castori. cui la mentalità giusta ce l'ha, è anche uno che ha saputo, come dire, ripartire, perché quanti allenatori poi scompaiono? Faccio per dire, Vivarini è uno che ha fatto bene al Teramo, ha avuto il suo momento di grande
successo, sembrava che tutti lo volessero, però poi alla fine si perdono, no? Quindi certo. Bisogna anche dare un merito a quest'uomo che io conosco. Ripeto, quando era a Modena lui era al Carpa, abbiamo fatto qualche battaglia. È uno che sa usare soprattutto i giocatori che ha a disposizione. Quindi la Salernitana deve soprattutto cercare di coprire qualcosa dove gli manca e poi dopo essere competitivi, allenare la testa, la vittoria, essere competitivi fino all'ultimo. Perché poi dopo, se non vinci direttamente, perché consentimi, ci sono squadre che a livello d'organico, ma proprio di... Sono nettamente più forti. Sono più complete, ma non per merito, perché sono rimaste così. Vabbè, io penso al Monza che non è rimasta, ma insomma è una superpotenza. Il Monza fa la capitola a parte, non dovrebbe proprio partecipare a questo campionato per netta supremazia economica. Esatto, è vero. Là se non vengono ne prendono altri 10, tolgono. Quando... Infatti io non oso immaginare che cosa sarà il mercato di riparazione per il Monza. Là non sentono dolore. Io ho avuto un grande presidente che purtroppo ci ha lasciato, che era Pasquale Casillo, che quando andavamo a chiedere i giocatori, lui diceva quanto costa. E io dicevo ci vuole 1 miliardo, 2 miliardi, dicevo, e tu fai presto perché non senti dolore. Al Monza non sentono dolore, per cui fa campionato a palla, lo possono solo perdere, quindi il posto per me è uno. Poi devi competere con il Lecce, puoi ritornare in auge il Brescia. Perché la Spalla. La Spalla è una squadra di quelle, quindi la Salernitana deve rimanere lì. Se poi al mercato, il Chievo l'ho visto... Non ti ha impressionato? No, il Chievo ha un buon allenatore, cerca di giocare, quindi cerca. Torniamo al discorso che vuole vincere le partite, perché ha le idee, ha gli schemi di attacco, ma inevitabilmente poi ti lascia degli spazi, una partita che sta vincendo la perde, non hanno quella continuità. I campionati si vincono perdendo poco, prendendo pochi gol, perché poi si rafforza anche lo spogliatoio. Poi lo trovi, perché hai Tutino... che è un giocatore che la stoccata la trova, ecco, trovare un altro attaccante che riesce così a... Sei caldo stasera? Ci puoi fare un nome? Così, se dovessi un'alternativa a Tutino. Ma non posso, perché Fabiano è uno che conosce il mercato. E poi che c'è? Stiamo parlando tra di noi, è una chiacchiera da bar, per dire. Non ho idea, è l'allenatore che deve scegliere. Un terzino a sinistra lo consiglierei, se sì, posso. Sì, scontato. Chi? Posso. Certo. Perché c'è fuori rosa al Verona... Vitale Luigi, che ha un piede straordinario, e pensa te con Juric sarebbe un ritorno a Salerno, e per me è fortissimo, è un ragazzo che poi ti fa gol su punizione, ma questo facciamo da tifosi. Certo, è chiaro. Perché dove li trovi questi terzini? Lui buongiorno, Castori avrebbe fatto carte false per Buongiorno, ma visti i rapporti poco idilliaci tra Cairo e Lotito, Buongiorno è un buon giocatore, ma è abbastanza, diciamo, non è che ti dà quella spinta. Forse più, lo vedi più centrale. È bloccato lui, è un esterno bloccato, è una buona fase difensiva. Però Juric, secondo me, è quasi indispensabile per questo gioco che fa. Sì, certo. Perché con la palla lunga, non è la palla lunga, non è, vuol dire non giocare a calcio, però si affidano spesso a questa palla lunga e lui riesce comunque a spizzarla per Tutina. E salgono un po' tutti. E tu eviti con tutti quei passaggi, quei palloni persi, che poi devi avere grande qualità per fare possesso palla. Quindi quando non hai tutta questa qualità è bene mettere questa palla oltretutto avanti. Si sposa perfettamente proprio con la filosofia di gioco di Castori, che vuole la verticalizzazione immediata e magari l'inserimento, certo, delle mezzale. Tra queste c'è stata o c'è una bella sorpresa, un ritorno che è stata un'altra scoperta di Beppe Cannella, che è Leonardo Capezzi, che credo contro il Lecce sia stato letteralmente, si sia rivisto il Capezzi dei tempi di Crotone. Non a caso l'ultimo gol fatto da Capezzi è stato a Crotone, sarà una casistica, mi ci voglio aggrappare, Crotone che quell'anno poi andò in Serie A. Capezzi lo hai portato tu dalla Fiorentina alla Primavera, al Varese. Presi due giocatori, l'attaccante Pektovic, che poi è andato in Serie A, e il buon Capezzi, ma erano 17 anni, un ragazzo che sconvolse tutti per l'intensità. Io l'avevo seguito alla Primavera della Fiorentina, essendo amico di Pratea andavo spesso a vedere. Cioè, voglio dire, è un giocatore che ha avuto qualche infortunio, è arrivato in Serie A alla Sampdoria, ha vinto un campionato col Crotone, ma più gioca, se sta bene è devastante, perché oltretutto ha pure qualità. Ha le due fasi, sono d'accordo. Non era facile fare quel gol, lui ha una grande, sì, visione di gioco. Hai ragione, se sta bene ti massacra.
E lo vedi mezzala destra di inserimento? Può giocare ovunque a centrocampo, ha intensità e qualità. Poi ai tempi di inserimento, a lui gli piace andare. È giusto. Pasquale, questo è sinonimo di intelligenza calcistica. Sono d'accordo. Pasquale, una considerazione, sempre sulla scorta, quando c'è il direttore Cannella mi dà gli assist, posso quasi andare via. Tra poco lo chiamo in sostituzione qui alla conduzione. La bottiglia di vino me l'hai fatta. Quella è così, Marotta posa il vino. detto questo, vincere aiuta a vincere, poi certo. C'è autostima. Il pareggio con il Lecce, so che è stato raccolto poi alla fine dalla squadra in maniera più che positiva, il morale è alto. Essere lì dopo 12 giornate a dalle e dalle è una sorpresa una volta, è una sorpresa due, ma dopo 12 giornate 24 punti in classifica, stai viaggiando con la media di due a classifica. È vero, ci sono le corazzate, ma credo che anche il Carpi di Castori di qualche anno fa non era candidato alla promozione diretta. E poi sì, ogni vittoria, ogni conquista rafforza sicuramente la mente. Mi ricordo quando giocavo anche primo in classifica, volevi confrontarti con la squadra forte di turno e volevi delle conferme. Queste conferme stanno arrivando e quindi il gruppo si rafforza, si lavora meglio, si lavora con più intensità, con meno fatica mentale, quindi è tutta una ruota che gira a favore. Se posso, la vittoria che poi ti carica tantissimo è quella col Cittadella, perché il Cittadella negli ultimi 4 anni in Serie B. Ottavi di finale, quarti di finale, semifinale e finale. È una squadra che ha una compattezza, pur cambiando gli elementi, esatto. Che è impressionante. Prendono giocatori anche dalla quarta serie, riesce. È un ambiente un po' particolare, è un allenatore che decide tutto, però vincere con quell'intensità, dopo che è una squadra concreta, perché il Cittadella non è una bella squadra, è la concretezza in persona, e più si abbassa il livello tecnico generale, e più possono vincere queste squadre. Nel momento in cui tu vinci in quel modo, al 90esimo, prova a pensare alla settimana, la consapevolezza che hai della forza, il gruppo che ti fa vedere che hai battuto una grande realtà concreta della Serie B, perché il Cittadella è più pericoloso del Lecce, più pericoloso, sì, del Frosinone, perché ti mette alla prova continuamente, può perdere come ti schianta. Allora, da direttore ti dico che quelle vittorie ti forgiano che non hai idea. È da registrare e riascoltare, anche perché poi Pasquale non è solo quello che dice Cannella, ma è supportato dai fatti, perché il Cittadella che perde contro la Salernitana, probabilmente, insomma, forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, bisogna essere anche onesti, però intanto tu porti a casa 3 punti, il Cittadella dopo ha inanellato ancora vittorie, ha battuto una spalla che stava vincendo da 7 turni di fila, ha interrotto il cammino impressionante della spalla, e il Cittadella è attardato in classifica, ma ha ancora una partita da recuperare. Sulla carta il Cittadella è lì, è alla pari della Salernitana. Ora entriamo nel vivo, perché domani sera si torna in campo, c'è un tour de force. L'assenza di Castori in panchina può essere un handicap secondo te da allenatore? Ma secondo me no, ormai la squadra non è che ha bisogno della voce dell'allenatore, è una squadra che ormai ha imparato lo spartito, quindi domani farà una grande partita, se ne sono sicuro. Ero un po' titubante dopo la partita di Brescia, avevo pensato a un calo atletico, invece la Salernitana si è ripresa subito, quindi domani giocherà contro una squadra che gioca un po' come il Lecce, però se viene aggredita il Frosinone va molto in difficoltà. E beh, però sull'essere aggredita, immaginare la Salernitana che aggredisce faccia un po' fatica. Aggredire nel modo in cui gioca sempre la Salernitana, cioè con questa palla di rimessa, sostanzialmente. Di rimessa, la Salernitana forse fa fatica a fare gioco, direttore. No, non fa gioco. Gioca più di rimessa, di contropiede. L'abbiamo detto, è la caratteristica di Castori, però ciò non toglie che se gli altri ti aspettano non disdegna di costruire. È una partita bella da vedere, non so, perché adesso considerate che hanno giocato ogni 3 giorni, chi viaggia, chi non viaggia, c'è un po' di affaticamento. Frosinone reduce dalla vittoria contro la Reggiana. Frosinone ha svoltato, doveva mandare via Nesta, è arrivato un grande dirigente, che io è un amico, gli voglio bene, che ha fatto tanto per la storia dello Spezia, che è Guido, che come me è uno che incide nelle società.
e si vede la sua mano, ma non perché, perché anche parlare con i giocatori, dare sicurezza all'allenatore, l'esperienza non è acqua. Per cui il Frosinone diventerà sempre più squadra da battere, perché questo dirigente conosce le strade, per cui il Frosinone, speriamo che con la Salernitana si comporti bene sotto l'aspetto sportivo, però adesso anche in quella società c'è un credo diverso, leggo di epurazione, hanno messo i puntini sugli. Il fatto che con 8 assenti, Pasquale, tra squalifiche, defezioni, Novakovic purtroppo positivo, purtroppo per, sul piano umano, sportivamente, guardare in casa Granata è un vantaggio. Nonostante 8 assenze, Angelozzi ha detto a Dionisi e ad Ardemagni, che sarebbero sulla carta impiegabili, stirpe, è un po' come Moratti. A casa. Allora, chiunque andava lì, è un presidente passionale, molto disponibile, innamorato dei propri giocatori. E quando tu ne hai 7-8 da tanti anni, sì, poi ti comandano un po' anche nelle scelte. Per cui ritengo che il miglior acquisto che ha fatto il Frosinone per dare anche un appoggio all'allenatore, perché poi quelli se li mangiano tutti questi personaggi. Io ho avuto sia Ardemagni, non li conosco bene, con tutto il rispetto per loro, per l'amor di Dio. Però, tornando a quella compagine, di sicuro fino all'ultimo insiderà le squadre per vincere il campionato. Dicevo, Pasquale, nonostante le tante assenze, il Frosinone, come diceva Cannella, ha svoltato, sarà 3-5-2, 3-4-1-2 con la possibilità da parte della mezzala di fare il trequartista. Sarà una partita che ti aspetti come? Si giocherà a specchio sulla carta, perché la Salernitana dovrebbe confermare, anzi confermerà il 3-5-2. Io ho seguito un po' anche il Frosinone, perché sono un ex, quindi vedo sia Frosinone che Salernitana. Non mi ha mai entusiasmato come gioco, però trova sempre il modo di fare gol, perché ha qualità, già ha dei giocatori di qualità, quindi riesce sempre a trovare lo spunto. Però voglio vederla proprio contro la Salernitana. Se è una Salernitana pimpante, mi aspetto dal Frosinone una partita allo stesso modo, perché fino a oggi l'ho vista sempre un po' sotto ritmo a livello fisico, quindi sono curioso di vedere contro la Salernitana che tipo di partita farà. Una partita, direttore, che ti aspetti come da un punto di vista tattico? Quando ci sono le partite infrasettimanali, poi questa è ravvicinata, non puoi dare mai puoi pensare tatticamente come si possono affrontare le squadre, ma poi è l'episodio. Stavo consultando il risultato di Roma-Torino, al 17esimo Torino già in 10 uomini. Anche l'episodio può condizionare una partita, a favore o a sfavore. Bisogna vedere come vengono affrontate a livello fisico queste partite, perché un po' di tossine ci sono ancora nelle gambe. Con tutto che tu ti alleni, sei preparato, per cui chi ha più vigoria, chi è più concentrato a ripartire, può far sì che la partita volga a suo favore. Questo punto di vista, entrambi, prima di andare in pubblicità, vi aspettate un turnover in casa Salernitana? Ma io credo di no. Cioè, turnover di uno o due giocatori. Io credo due o tre giocatori potrebbero cambiare. Non di più, sì. In che ruolo, perdono? Centrocampo. Cioè? Insomma, sulla scorta ritorna di Tacchio, che ha scontato il turno di squalifica, e per Castorio un pretoriano lo mette davanti alla difesa. Credo che gli faccia spazio Gigek. Capezzi non credo che si muova dalla sua posizione, per l'ottima parte, ed Anderson sulla fascia. Però Casasola potrebbe essere avvicendato da Kubits. Non lo so, dipende, poi l'allenatore è quello che tasta un po', no? Nella rifinitura i giocatori, la gamba, come sta, poi ci parla, lui è uno che ci parla con i giocatori, ha un bel rapporto, per cui... Quelle sono cose che vedi sul campo. Incide molto anche l'aspetto lessicale, cioè il parlare con il capire o percepire se un giocatore al di là della gamba ha una caratteristica, una determinata voglia in più o meno di un altro. Un allenatore in generale, quando chiede dei giocatori che ha avuto sempre con lui, è per facilitare poi il suo discorso e il suo messaggio nello spogliatoio. È importante che dei calciatori che seguono
gli allenatori è perché sanno il pensiero e come la pensa e lo trasferiscono ai compagni, per cui è fondamentale questa cosa. Il fatto che Castori ha voluto dei giocatori, vedi il portiere, Kubis, è perché chiaramente lui poi tramite questi qua, oltre a parlarci durante l'allenamento, trasmette anche, no? Sono giocatori di personalità, per cui è poi fondamentale lui, questo aspetto. Poi lui ha le sensazioni, li vede sul campo, quindi riesce a lui capire. Il suo secondo, cioè, perché secondo, è molto legato, insomma, è tutto un divenire. E a proposito, insomma, tra i ballottaggi c'è anche quello di Schiavone, che pure è entrato molto bene, però in questo caso dovrebbe fargli posto Anderson come mezzala sinistra. Anderson ha dei colpi incredibili e Castori lo ha inquadrato come mezzala più che, del resto nel 3-5-2, più lui vuole, che come lui vuole squadre corte. Poi se tu individualmente vai dentro, come ha fatto Capezzi nell'occasione del gol, figura di Anderson. Io credo che partirà più con, dovendo giocare fuori casa contro una corazzata, perché il Frosinone lo è, magari riservare un po' l'arma che poi ti potrebbe far male, che è Anderson. Quindi non pensi che faccia giocare Schiavone? Se Schiavone sta bene, ha quantità e qualità, soprattutto quantità. Quindi stare corti all'indietro e poi magari sfruttare la qualità dei giocatori sulla stanchezza degli altri. 12 minuti dopo le ore 21, seconda parte di Amici Granata in compagnia di Pasquale Viscido, allenatore, ex giocatore di Salernitana e Frosinone, e di Beppe Cannella, direttore sportivo che ha nel palmarès parecchie società e anche parecchie promozioni. Addirittura ci sarebbe da raccontare una stagione in cui hai vinto due volte. Hai vinto due volte allo non stesso. Lo diciamo. Non lo diciamo. Vediamo invece la classifica, perché domani sera la Salernitana sarà di scena allo Stirpe di Frosinone contro il Frosinone. Salernitana che però è nelle posizioni di vertice, è sul secondo gradino del podio, ad un punto dalla vetta occupata dall'Empoli, che ha scavalcato il Granata proprio martedì scorso a seguito del pareggio da parte della Salernitana contro il Lecce. Segue a stretto giro di ruota il Frosinone. Pasquale, la classifica nelle posizioni di testa è strettissima. Si decide una buona fetta di campionato in questo Tour de Force? Diciamo, sì, no. Diciamo che rispecchia un po' il valore delle squadre, no? Ma è ancora presto per dire, insomma, chi potrà essere la protagonista assoluta, quindi c'è da lavorare e da pedalare tanto. Direttore, la sorpresa, Salernitana a parte, che però non hai definito sorpresa e mi fa ancora più piacere, e la delusione in queste prime 12. Beh, sorpresa forse il Venezia, c'è cioè sì, un allenatore sì, molto interessante. L'allenatore che poi ad Ascoli hanno mandato via l'anno prima. Perché non gli hanno dato la pazienza e la fiducia. Gli allenatori vanno giudicati in base alla società che trovano e al gruppo di lavoro che gli mettono a disposizione i giocatori. Poi tutti gli allenatori sono bravi, perché hanno idee, studiano, si aggiornano, hanno collaboratori in gamba. Oggi televisivamente fai tutto. Io sono amico di Gattuso, sono spesso con lui, lavorano a 360 gradi. Ma è sempre poi il calciatore che ti dà quel quid in più. Il Venezia sotto questo aspetto ha stravolto i quadri societari. Il direttore è stato un mio giocatore, un ragazzo stupendo, che è Paolino Poggi. Sono tutti ex, sono veneziani, una società forte. Hanno dato credibilità a questo gruppo di lavoro e cercano con entusiasmo di partita dopo partita di essere vivi. Hanno una buona condizione atletica e credo che sia la squadra che effettivamente mi ha sorpreso di più. E invece guardando quella classifica, la delusione... La delusione sotto Cremonese. Un po'... la Cremonese annaspa già dall'anno scorso, sì, perché mentalmente hanno costruito una squadra abbastanza esperta e in un calcio totale dove ti aggrediscono tutti fai fatica a riprenderti. Anche se hai dei buoni giocatori non riesci poi a mettere in pratica quella che è la tua filosofia di gioco. Se non corri, quando scade la qualità, devi essere presente in ogni lato del campo, è l'intensità che fa la differenza. Quindi la Cremonese, ritengo che anche la Regina, che essendo una neopromossa ha fatto degli ingaggi importanti, è un po' la delusione. L'Ascoli non mi sorprende. No? Il Vicenza è una neopromossa, non ha investito tanto, là sono oculati. Hanno preso Meggiorini, sì, ma la stragrande maggioranza è la rosa dell'anno scorso. Ci hanno messo dentro qualche giovane nella normalità. Anche il Pordenone, prova a immaginare se avesse preso la Salernitana l'attaccante che io. Non...
straordinario. Assolutamente. Questo anche è un ragazzo che ho seguito quando ero in C, a Lentello, lo volevo portare a Carpi, a Modena, è fortissimo. Che è esploso col Cittadella però, caso Ma strano. Già era forte, già. Sì, sì, allora no, avevano, sicuramente, però... Allo Spezia avevano lui e Mota... Mota Carvaio. Raga, allo Spezia è un'altra società che spende tantissimo. Non so come sarà l'ambiente, ma hanno sempre speso tantissimo. Penso che avevano anche Caputo lì, hanno avuto l'attaccante che io vado matto, che adesso è all'Empoli, la Mantia. Questo poi andiamo nei particolari, però sono società che effettivamente mi hanno un po' deluso avendo un buon, come dire, possibilità economica. Direttore, 5 partite al, alla sosta. Non a, alla sosta, sì, dico bene, e, 15 punti a disposizione, tutte compresse in pochissimi giorni. Beh, si, è una caratteristica di questo campionato. Forse no? Anche di più causa Covid. Stavolta si decide molto in, questo, in questa fetta. Ripeto, va avanti chi effettivamente ha qualcosa in più nel motore, perché oggi stiamo parlando che con quello che ci è accaduto, non lo nominiamo neanche più, questa pandemia ci ha distrutto e stravolto tutti i programmi. Non c'è stata una pausa dove i giocatori hanno potuto recuperare, non c'è stato un ritiro che sia degno di essere nominato tale. Finito il campionato ne è ripartito un altro, quindi chi ha effettivamente le cosiddette fibre bianche va avanti, quindi non puoi dare un giudizio, chi ha più verve verrà fuori. Sul nostro profilo Facebook Carmine Marino ci scrive: Djuric deve giocare sempre, non abbiamo Champions che si fa il turnover, anche perché non possiamo permettercelo, visto che abbiamo due attaccanti di Serie C in panchina e anche Mantovani sempre titolare, altrimenti lì dietro è un presepe. A proposito di attaccanti, Pasquale, dicevi insomma un'alternativa a Tutino, un'alternativa in collegamento, doveva essere in video collegamento, ma in collegamento telefonico, perché insomma i gol li sapeva fare, sa anche guidare bene le squadre, ma tecnologicamente ancora lascia ancora a desiderare. Buonasera al Cobra Ciro Ginestra. Buonasera Ciro. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Grazie, ma veramente devo migliorare, hai ragione. Cartellino giallo Ciro. Però visto che non sei forte tecnologicamente, voglio vedere se come udito e come memoria sei ancora fresco. Prima stava parlando un direttore, dal tono della voce l'hai riconosciuto? Il direttore l'ho già capito, il direttore Cannella lo saluto tantissimo affettuosamente, perché è una persona per bene, è un grande conoscitore di calcio, detto cose giustissime come sempre. Va bene, insomma sei ancora a Picerno o ti deve pagare la cena stasera? No, non sono a Picerno, quindi Ciro, non posso stavo... neanche venire in Campania. Ciro, gli stavo raccontando quel Venezia-Livorno al 90esimo, quando mi hai fatto cacciare fuori che volevi battere il calcio d'angolo su 3-2. Grande Ciro, e quell'anno ebbe due volte i legamenti. Direttore, permettimelo se lo dico, quello era un altro calcio. Lo ha detto prima che fossi collegato, Ciro. Un altro calcio, però insomma noi dobbiamo parlare del calcio attuale. Faccio la stessa domanda anche a te. Tu sei doppio ex di Salernitana e Frosinone, di campionati ne hai vinti e tanti. L'hai vinto con la Salernitana, l'hai vinto con il Frosinone. Domani sera si affrontano allo Stirpe, che non è il tuo stadio perché il tuo era il Matusa, no. Si affrontano allo Stirpe Salernitana, la seconda forza del campionato e la terza, divise da un solo punto in classifica, Castori contro Nesta. Che partita ti aspetti e ti sorprende vedere la Salernitana lì su? Beh, intanto mi aspetto una partita bella, perché sono due squadre forti con giocatori forti. Secondo me a livello di nomi, e calcio non sono nomi, Frosinone ha qualcosa in più sotto quell'aspetto, però la Salernitana non mi ha assolutamente, anzi mi aspettavo questo, perché Castori l'anno scorso ha fatto un miracolo sportivo a Trapani, purtroppo finito male con tante vicende che voi conoscete meglio di me. La Salernitana ha dei giocatori forti, Tutino, Djuric sono giocatori importanti per la B, quindi sicuramente potremmo assistere a una grande partita. Vinca il migliore, perché sono due squadre veramente che possono fare bene un campionato da vertice, insomma, quindi sicuramente è una partita difficile per entrambe le squadre, però sono due squadre che da un momento all'altro possono farti gol, perché hanno giocatori validissimi. Ciro, dicevi Frosinone ha qualcosa in più, è oggettivo, è sotto gli occhi di tutti, ma tante squadre che però stanno dietro la Salernitana hanno qualcosa in più. Che cos'ha questa Salernitana
che dopo 12 partite sta viaggiando con la media di 2 punti a partita. Il normal one Fabrizio Castori o cos'altro? Ma no, perché Castori è un allenatore pragmatico, che batte al sodo, come dovrebbe essere il calcio, perché poi tutti io pensiamo a far bene le squadre, che è un obiettivo di tanti allenatori, me compreso, però poi dopo alla fine esiste il risultato. I risultati Castori li ha raggiunti sempre, poi magari tante volte non è stato bello la squadra, però alla fine conta la sostanza, e nella sostanza hai raccontato dei numeri 2 secondi fa, a Castori va fatto un applauso, perché poi c'è da dire che a Salerno è difficile fare tutto, l'allenatore, il calciatore, il direttore, perché è una piazza esigente, una piazza importante, abituata al calcio vero, quindi assolutamente un applauso a Castori, alla società, alla squadra, e tante squadre hanno qualcosa in più, ma la pragmaticità che c'ha la Salernitana oggi ce l'hanno poche squadre. Io ho visto la partita con Cittadella, alla fine ha tirato fuori il gol dell'1-0 e ha portato a casa la partita. Mi ha sorpreso un po' la sconfitta di Brescia, così, perché comunque mi aspettavo di più, però il calcio è fatto di episodi, e poi gli episodi ti fanno vincere i campionati e spostano gli equilibri delle partite. A proposito di vittorie di campionati, Ciro, lo dicevo nella presentazione, tu di campionati da calciatore professionista ne hai vinti tanti, credo 7-8, con tanti tanti gol segnati che hanno portato in dote punti preziosissimi per le squadre dove giocavi. Più difficile vincere il campionato a Frosinone o a Salerno? Ma assolutamente a Salerno. Salerno è molto difficile. È molto difficile perché non tu ci hai pensato due volte, oh. No, sei... non ci ho pensato, anche se su Frosinone io ho vinto C1B e siamo partiti male, anche lì comunque si sentiva la gente, però Salerno è qualcosa di unico, senti la partita, senti l'allenamento, senti tutto, perché c'è una pressione altissima, e se non si hanno gli attributi seri fai fatica a giocare a Salerno, come poche in Italia, insomma, quindi è difficile fare il calciatore, è difficile fare l'allenatore, è difficile fare tutto, però se ci riesci, naturalmente l'amore che ti dà questa piazza per quello che è il calciatore, un qualsiasi ruolo calcistico, te lo porti dentro tutta la vita, quindi assolutamente Salerno è difficile, però poi è una città bellissima, è un posto meraviglioso da viverci, insomma. Ciro, una considerazione: il mercato di riparazione oramai è alle porte, quanto è difficile, anche questa domanda la girerò poi al direttore Cannella che ha detto ai lavori, quanto è difficile, perché poi in uno spogliatoio si creano degli equilibri, fare mercato per una squadra, sembra un paradosso, per una squadra che è nelle posizioni di vertice, può essere delicato, difficile, rischiare di rompere un equilibrio che magari con giocatori anche più forti potrebbe andare a incrinarsi, sei d'accordo? Assolutamente sì, ma poi c'è da dire una cosa che prima sentivo dire al direttore, oggi è tutto anomalo, campionato strano, che da un momento all'altro ti fermano, prima si gioca, poi non si gioca, 3 positivi, 4 positivi, quindi oltre al mercato c'è da mettere in preventivo anche questo problema che è enorme, che è quello della pandemia, quindi assolutamente adesso andare a toccare le squadre, soprattutto quelle che stanno facendo bene, è molto rischioso, lo era già prima, ma adesso ancora di più. Io da allenatore ti posso assicurare che quando hai plasmato un gruppo e devi mettere tanti giocatori nuovi dentro, o anche qualche giocatore importante dentro, naturalmente se ti fa la differenza e la garanzia che puoi vincere le partite, è giusto farlo, ma se devi cambiare per cambiare è meglio restare così, perché sai comunque l'uomo che hai, perché l'hai valutato 4-5 mesi, quindi questo ma io penso che sotto questo punto di vista la Salernitana problemi non ne ha, perché il direttore Fabiani sa fare benissimo il suo lavoro, quindi assolutamente se arriveranno giocatori a Salerno arriveranno perché devono fare la differenza per tirare la volata magari a vincere il campionato. Direttore Cannella, invece servirebbe un giocatore come Ginestra? Ginestra è un giocatore... No, dicevo, a questa Salernitana servirebbe? Certo. Scusami Eugenio, il direttore è stato uno dei pochi che mi ha visto con tutte e due le ginocchia bene. L'ha detto, quindi... non hai sentito? Ha detto che ti sei rotto tutte e due le ginocchia a Venezia ed eri giovanissimo. Davanti a lui, sì, infatti lui è stato uno dei pochi a vedere veramente probabilmente il mio valore, perché io ho 20 anni e lui lo sa bene, ho fatto 24 gol in C1 a Padova a 19 anni, sono tornato a Venezia e mi sono rotto il crociato due volte. Subito dopo 2-0 all'Atalanta, ti ricordi? Io sono andato a trovare Pazzini, Montolivo, Taibi,
ti ricordi, quindi era un altro sport, insomma. Quindi. Era un po' diverso. Io penso che il Ciro Ginestra che ho conosciuto io in questo campionato andava a doppia cifra alla grandissima. Cioè, la concretezza di Tutino, ma in aria era devastante, destra, sinistra, poi aveva una balistica straordinaria. Cioè, ma l'abbiamo visto a Salerno. Sì, ma l'hai vista alla fine, io l'ho visto quando era... Cioè, l'ho lui, visto alla fine, però ci ha fatto vincere il campionato, anche alla fine. Cioè, ammazzato, ma quelle noi giocavamo contro ragazzi, ma in Serie B c'erano difensori che ti spaccavano. C'era Chiellini a Livorno, direttore. Cioè, ma non solo che li posso fare elenco, oggi fanno tutti quanti le squadre, ma che scherziamo. Io mi ho fatto la Serie B, una squadra, io avevo Calori, Poggi, lui, sì. Cioè, Babù, ve lo ricordate? Babù, come no? Prendemmo Biancolini, che non si reggeva in piedi, gli abbiamo fatto fare 14-15 gol quando si fece male. Cioè, era un altro tipo di calcio. C'era l'Atalanta, c'era Montolivo, c'era l'attaccante Pazzini. C'era Pazzini, Montolivo. Quando oggi il Ginestra che conosco io nella Serie B attuale era già doppia cifra. Adesso, dopo 12 giornate? Sì, non sto scherzando, con il livello dei difensori attuali. Chi se mangiava? Ma non scherziamo proprio. Viscido, mi sa che insomma la cena se la devono spartire. Direttore, adesso direttore... Adesso è finito quell'epoca. Sì, lo so, bisogna adeguarsi. Anche tu come allenatore. No, ma bisogna poi parlo la realtà me, attuale. Parlo che la realtà attuale dice che la Salernitana, che non ha questi nomi altisonanti, sta facendo appunto della forza del gruppo, della compattezza, della filosofia di Castori e anche della condizione atletica la sua arma vincente. Pasquale, Ginestra lo vedevi, poteva essere un elemento... utile a Castori? Per le sue qualità certamente, come no. Poi il direttore lo conosce meglio di me, quindi non scherziamo proprio, giocatore di altissimo livello. Ciro, c'è un più Tutino, ti ricorda un po' Ginestra o no? Ma no, probabilmente Tutino, come diceva prima il direttore, ha caratteristiche che gioca probabilmente anche meglio, molto meglio di me fuori area. Probabilmente io avevo qualcosa in più contro l'area, anche se Tutino ultimamente sta iniziando a far gol. Ma Tutino è un giocatore forte, Tutino è un giocatore che deve giocare in Serie A, non deve giocare in Serie B, ha dei colpi di altissimo livello. Cioè pensi che Tutino abbia sia già maturo per la massima serie? Ma assolutamente sì, giocatori meno bravi in Serie A di Tutino, secondo me. Però poi dopo il calciatore deve avere incastri giusti, deve trovare le situazioni giuste. Tutino a Salerno, secondo me, sta dimostrando che la Serie A la può farsi allenamento, ma anche se a Verona l'ha fatto da riserva, perché entrava spesso, io l'ho visto un sacco di volte giocare, ma Tutino è un giocatore serio, un giocatore vero, un giocatore importante, un giocatore che sposta gli equilibri a oggi in B, e quindi i giocatori che spostano gli equilibri è giusto che mirano a giocare in Serie A, anche perché è giovane, insomma. Può arrivarci con la Salernitana, Ciro, e ti lasciamo? Ma io mi auguro di sì, ma io penso che la Salernitana possa veramente arrivare fino in fondo, perché quando c'è entusiasmo, sì, quando c'è archimia tra squadra, allenatore, pubblico, società, si può fare tutto, perché il calcio di oggi, a differenza di prima, c'è la possibilità per tutti di arrivare a un traguardo importante, perché non basta solo la qualità. A oggi Castori va fatto un applauso, l'ho detto prima, ho fatto... Abbiamo perso Ginestra, l'ho detto, era un cobra sul piano. Ci sei ancora, Ciro? Sì, dai, e quindi ci sono anche tutti i presupposti per farlo, quindi, però bisogna vedere adesso la sconfitta di Brescia come viene presa, perché quando si ha una battuta d'arresto con tanto entusiasmo, non è facile subito ritornare a giocare, per lo più con... Beh, Ciro, però intanto qua il cartellino è blu, sai perché? Perché dalla sconfitta di Brescia alla partita di domani sera con il Frosinone in questo folle campionato compresso della Serie B, c'è stata la partita di martedì sera con il Lecce alla Rechi. Proprio con il Lecce io ricordo un'inzuccata vincente di Ciro Ginestra, che era la prima di campionato, se non sbaglio, sì, Ciro. Sì, 2-1 contro il Lecce, sì. E segnò anche il gol del Siniscalchi. Siniscalchi. Esattamente. Sì, mi ricordo bene perché quel giorno c'era la curva piena, mi ricordo tutta la scena. Ma anche lì eravamo una squadra forte, davanti giocavamo io, Gustavo e Pasqualino Foggia, non era una squadra proprio scarsa, Non eravate gli ultimi arrivati, assolutamente. Infatti, eravamo una squadra forte. Sì, però io l'ho vista la partita
con il Lecce, anche quella è una partita di categoria superiore, ma anche il Lecce è una squadra forte. Ma oggi la B, a differenza di tanti anni fa, è molto equilibrata, perché comunque anche le squadre tra virgolette normali, è in Cittadella 5 anni che rischia di andare a Serie A, spendendo pochissimi soldi, perché probabilmente quando lavori bene c'è alchimia, come dicevo prima, tra società, allenatore e piazza, si possono raggiungere traguardi importanti, non solo con i nomi ma e con i soldi, ma anche con l'equilibrio e con la voglia di fare le cose fatte bene. Senti, io ti ringrazio Ciro, è sempre un piacere sentirti, non sapevo che insomma c'era questa alchimia, hai parlato spesso di alchimia con Cannella, che però dice il vero Cobra non è Ginestra, il vero Cobra l'ha avuto... Erano molto simili, Tovalieri e Cagliari. Tovalieri? Il direttore ha assolutamente ragione, il Cobra Tovalieri era quello serio, io ero il Cobra quello dei campionati. Ma insomma, quello lì come te ha avuto un sacco di infortuni. Non posso dire la vipera, perché tra l'altro c'è Mastro Nunzio con cui mi pare hai vinto proprio il campionato a Frosinone. Sì, o sì, sbaglio? Vinto il campionato insieme a... ma io ho avuto la fortuna di vincere, ma perché ho giocato anche in grandi squadre, bisogna dire anche questo, perché poi quando si vince bisogna avere la fortuna di essere accompagnato da tante cose belle, certo, tra cui giocatori che giocano con te, certo, la vipera e il Cobra lì era veleno a tutti gli effetti. Meno male che non ci sarà domani sera una coppia del genere, anzi il Frosinone è in difficoltà soprattutto in attacco, e in ogni caso la Salernitana ci auguriamo possa avere l'antidoto. Io faccio un grosso in bocca al lupo a Ciro Ginestra alla guida del Picerno, che sta facendo davvero bene in un campionato di quarta serie molto molto difficile, che vede il Sorrento se non sbaglio prima in classifica di Luca Fusco, ma corazzate come Taranto e non solo, con cui te la stai giocando, Ciro, giusto? Sì, sì, c'è il Taranto, vabbè, ci sono squadre forti, c'è il Bitonto, c'è il Taranto, c'è il Casarano, c'è il Sorrento. Gioco contro Monterbino e Fusco, quindi è difficilissimo il campionato, perché sono furbi. È quanto dire. Grazie, grazie. Ciro, te la senti di fare un grazie pronostico a voi. Domani buonasera sera. A tutti e un abbraccio al direttore. Arrivederci. Ciao Ciro, ciao. Non ha voluto fare il pronostico, non lo faccio lo faccio fare a Pasquale Vici del pronostico di domani sera. Io dico sempre per l'X. Giustamente, Pasquale Viscido nella Hall of Fame del Frosinone, Salernitano d'Occa, giocato nella Salernitana con moglie frusinata, che non dire X. Non deve perdere nessuno. E invece Cannella? No, non ne faccio. Ti senti sbilanciarti? Nel modo più assoluto, non ne ho mai fatti. Ah, scusami, prima il direttore parlava di ritiri non completi. Ma non pensi che, cioè, la Salernitana, tu hai seguito il ritiro, certo, adesso, è stato un altro elemento, è stato completato bene, cioè, no, secondo me hai toccato un altro argomento molto molto importante, che rende ancora più merito a questa squadra, perché la Salernitana ha fatto un ritiro come tutte causa Covid, compresso di poco tempo, neanche il tempo che sei sceso in campo, quindi una quindicina di giorni. Ma il vero problema è che questa Salernitana di Castori attuale è all'80% diversa da quella che Castore ha allenato nel romitaggio estivo di Sarnano, perché sono arrivati alla spicciolata, e solitamente un allenatore vuole l'80% dei giocatori con cui poi gioca, ne ha avuto il 20%. No, questo ti fa pensare un attimo che se la preparazione è stata fatta in 10 giorni, tu potresti avere un calo di rendimento. Però questo vale per tutti. Vabbè, questo vale un po' per tutti. Penso di sì. Fino a questo momento vale soprattutto per quelle squadre che corrono di più. Potrebbe essere. Sei d'accordo? Non credo, perché il calcio, ripeto, è cambiato. L'intensità la devi trovare nella testa. Il ritiro prima si faceva per rimettere in moto dopo la lunga sosta estiva, erano tempi diversi, il giocatore veniva dalle ferie, si era un po', tra virgolette, lasciato andare. Adesso l'ha messo in moto immediato. Ritengo che poi questo periodo di grande incertezza nell'uscire ha fatto sì che l'atleta si governi un po' di più. Un po' meglio forse. Sì, perché poi, tra virgolette, l'atleta, quello nella testa. Abbiamo detto prima che per caratteristiche chi ha allestito questa squadra, staff tecnico, allenatore e direttore, ha preso per inciso come qualità migliore la continuità atletica, per cui tu vai su questo aspetto, no? Il fatto che sei nelle bolle, non puoi uscire, non puoi fare la serata, questo favorisce un po'
a tenere alta la concentrazione atletica. Credo che sia un vantaggio sotto questo aspetto. E non a caso, Viscido, il fatto che facciamo tutti i debiti scongiuri, al momento la Salernitana è una delle squadre di Serie B e anche dei campionati professionistici ad avere avuto l'incidenza minore di casi di positività, è una casella importantissima a mio avviso, che fa il paio con quella degli infortuni, perché le squadre che vincono solitamente, direttore Pasquale, sono anche quelle che hanno la fortuna o la capacità, uno staff medico, di avere il minor numero di infortuni. A questa casella infortuni quest'anno purtroppo va messa, a mio modesto parere, anche la componente Covid, che spesso ti costringe certo. E ti penalizza. Diciamo che quando vinci un campionato, il direttore lo sa meglio di me, c'è sempre quell'annata un po' favorevole sotto tutti gli aspetti, gli infortuni, un po' di fortuna nel vincere le partite, cioè, certo, è un'annata, è una componente fortuna che incide molto quando vinci un campionato. Però Pasqua, consentimi, scusa che incide molto, non è la principale. Con le 5 sostituzioni in B, sotto questo aspetto hai un vantaggio, puoi recuperare prima. Vero. Alla fine è metà squadra di movimento. Sì, se tu riesci a organizzare bene l'allenamento, ad essere incisivo nello spogliatoio, a far capire che non ci sono titolari, ma c'è spazio per tutti, i musoni non servono, le 5 sostituzioni ti possono... Che poi nella gestione è la cosa più difficile. È vero. Vabbè. Questa è la capacità. Parlavamo questa è la capacità prima, dell'allenatore. Parlavamo del suo staff, pure, sì, perché un buon staff, allenatore deve avere sempre dei rappresentanti nello spogliatoio, quindi faccio per dire, non so, il Kupitz, gli altri, quelli che lasciano in mezzo. Il secondo, che deve essere più amico dei giocatori, deve essere un po' ruffiano. Tutte quelle componenti che poi chi ha vinto conosce. Canale 71 del Digitale Terrestre e in diretta Facebook sui nostri profili social in compagnia di Pasquale Viscido e il direttore sportivo Giuseppe Cannella, ultima puntata del 2020, di questo 2020 che ci auguriamo possa passare in fretta, il più in fretta possibile, di Amici Granata. Salernitana impegnata domani sera allo Stirpe di Frosinone, Salernitana che prima del giro di boa, la Salernitana di Castori sta collezionando record su record e al secondo posto in classifica, a un punto dalla vetta, ma ha ancora ampi margini di migliorare un record che è lì, a soli 2 punti e mancano 7 partite al giro di boa. Ci ha pensato Nicola Roberto, che ha fatto anche un po' il punto della situazione sull'avversario di turno, vediamo. Fabrizio Castori è stato squalificato dal giudice sportivo in seguito all'espulsione rimediata contro il Lecce e domani sarà in tribuna allo Stirpe. Il trainer marchigiano affiderà ai suoi collaboratori la gestione della panchina della gara col Frosinone di Nesta, reduce dal pari di Lecce e dal Blitz di Reggio Emilia. Due risultati pesanti che hanno confermato la vena corsara dei ciociari, che in casa hanno avuto qualche difficoltà in più finora, anche se nell'ultima allo Stirpe hanno ribaltato il Chievo, rimontando 2 reti di svantaggio e conquistando i 3 punti. Nesta si ritrova senza Novakovic, fermato dal Covid, e Conciano non certo al top. Ardemagna e Dionisi sono ormai ai saluti e dunque in attacco il Frosinone sarà costretto ad arrangiarsi. Proprio per questo Castori non derogherà dal suo credo tattico ed imposterà una gara fatta di attenzione e attesa, con il chiaro intento di concedere il meno possibile a una squadra che potrebbe avere qualche difficoltà nel trovare i suoi riferimenti offensivi anche per problemi di organico. Dopo il pareggio interno con il Lecce, la Salernitana è arrivata a quota 24 punti in classifica e si prepara al rush finale di dicembre con l'obiettivo di far meglio delle stagioni precedenti. Da quando è tornata in B, la squadra granata è arrivata al giro di boa con un bottino massimo di 26 punti, conquistato anche nella passata stagione sotto la guida di Giampiero Ventura. Mancano all'appello le gare con Frosinone, Entella, Venezia e Monza, prima di salutare il 2020. Poi nel 2021, ecco Pordenone, Empoli e Pescara. Ci sono ancora 7 partite da giocare e c'è la più che concreta possibilità di superare largamente quella soglia di 26 punti che ha rappresentato finora il miglior bottino a metà percorso dell'ultimo quinquennio tra i cadetti. La Salernitana giocherà alla Rechi con l'Entella, ultima gara interna dell'anno in corso, e col Pordenone all'alba del nuovo anno. Dopo la breve sosta e la trasferta di Empoli, i granata chiuderanno il giorno di andata in casa contro il Pescara dell'ex Roberto Breda. 3 gare alla Rechi, 4 in trasferta. Finora la Salernitana ha marciato alla media di 2 punti a partita, che
che, se confermata, le permetterebbe di arrivare al Giro di Boa con 38 punti in classifica, una proiezione per la quale Castori, e non solo lui, firmerebbe subito. I calcoli e le previsioni però, mai come in questo campionato, dai ritmi così intensi e così condizionato dal Covid, lasciano il tempo che trovano. Certo è che per la Salernitana fare meglio delle stagioni precedenti a questo punto sembra una prospettiva davvero a portata di mano. Era il punto della situazione fatto da Nicola Roberto. L'auspicio è che si possa continuare a confermare, se non addirittura, perché no, migliorare un trend, una media davvero impressionante della formazione di Castori. Ci sono 21 punti a disposizione nelle prossime 7 gare prima del Giro di Boa, ma prima di tutto c'è la trasferta difficilissima, delicatissima contro il Frosinone di Alessandro Nesta, e da Frosinone dovremmo avere in video collegamento il... l'amico, prima ancora che collega, Roberto Mariano Monforte. Buonasera Roberto e grazie per essere con noi. Buonasera a te Eugenio, un saluto affettuoso ai tuoi ospiti. Che credo tu conosci molto molto bene, il direttore sportivo Giuseppe Cannella e soprattutto Pasquale Viscido, che fa parte della Hall of Fame del Frosinone, oltre a essere un ex Granata e Salernitano Doc, e che credo faccia parte dell'album dei tuoi ricordi, no? Assolutamente sì, lo saluto e ti dico quello che ti stavo dicendo prima in fuori onda. Pasquale è stato uno di quei calciatori che a Frosinone ha lasciato il segno e che ha scritto con i suoi gol, con le sue sgroppate sulla fascia, con la sua passione, la storia del Frosinone Calcio. Erano anni difficili, il Frosinone vinse il campionato e tornò a giocare ad alti livelli in Serie C1, una Serie C1 dove c'erano grandi nomi e grandi club. Conseguì la salvezza l'anno successivo, insomma anni bellissimi che noi tutti portiamo nel cuore, con una formazione che sappiamo citare come un ritornello. Quindi Pasquale Viscido è e sarà sempre parte della vita di un tifoso del Frosinone. Roberto, io ti devo dire la verità, mentre parlavi adesso, insomma, me l'hai fatto commuovere, cioè si è commosso, cioè, siamo a Carrà, non ho la parrucca della Carrà per fare la carrambata, però siamo quasi a Carramba, che sorpresa, cioè per far commuovere Pasquale ce ne vuole. Sai, guarda, faccio una parentesi e Pasquale capirà il senso di quello che sto per dire. A Frosinone è molto facile oggi, in questi anni, dopo i due campionati di Serie A, tifare Frosinone, il nuovo stadio Benito Stirpe, dopo aver visto giocare Totti, Ronaldo, grandi campioni qui a Frosinone, al Matusa prima, allo Stirpe poi. Ma sai, chi ha vissuto il Frosinone e chi viene da altri anni, da altre categorie, da altri campi, apprezza questi anni per chi ha vissuto ed apprezzato i grandi successi del passato, e quei campionati di Serie C1, quella vittoria del campionato di Serie C2 battendo alla penultima giornata in Latina qui in casa, il 7 maggio 87, ti dico, fanno parte della nostra storia e del nostro DNA. Ribadisco, è troppo facile di fare Frosinone oggi. Noi, con un po' d'orgoglio, un po' di presunzione, ci sentiamo ancora più giallo-azzurri, e ci piace ricordare uomini come Pasquale, come mister Alberto Mari, come Marco Cari, come Bellini, Davato, Poli, ce ne sono tanti di nomi. Fermati, che sennò qui siamo veramente, facciamo la Hall of Fame proprio. Roberto, Nicola Roberto, nel servizio che credo hai ascoltato prima del collegamento, ha fatto un po' il punto della situazione parlando di un Frosinone che ha messo le marce alte, ma mi verrebbe da fare la battuta: Ciociari più corsari che casalinghi fino a questo momento. Che partita ti aspetti domani sera con un Nesta che avrà oggettivamente tante assenze, ma che nonostante le assenze la squadra sta rispondendo bene? Allora, andiamo per ordine. Dici una cosa sacrosanta, ma già nella ripresa dello scorso campionato post lockdown, il Frosinone ha sempre espresso grosse difficoltà nello stadio di casa e fatto oggettivamente meglio fuori. Anche in questa stagione accade spesso che il Frosinone si inceppa tra le mura amiche e poi va fuori casa e fa risultati estremamente importanti. Un Frosinone che domani deve rinunciare uomini come Ariaudo, Capuano, Delia, oltre a Dionisi Ardemagni, avete ascoltato il servizio
che ad oggi sembrano essere ai margini del progetto. Un Frosinone che dunque, senza Dionisio Ardemagni, senza Novakovic, bloccato dal Covid, lo stesso calciatore americano a dichiararlo su Instagram nei giorni scorsi, con Ciano che viene convocato ma di fatto sarà difficilmente impiegabile, se scenderà in campo lo farà, ritengo, solo per una porzione di partita, deve veramente inventarsi l'attacco come successo a Reggio Emilia. Io, se vuoi, ti posso dare una probabile formazione, ne abbiamo discusso anche oggi, ricordando che Nesta potrebbe, con due gare ravvicinate, fare qualche cambio. Il modulo è confermato. Sì, e credo che nel 3-5-2 sarà un 3-5-2 molto camaleontico, in cui Roden potrebbe fare poi la spola e avanzare e trasformarlo in una sorta di 3-4-1-2, credo. Assolutamente, sei, oltre che essere ottimamente informato, sei assolutamente un grande conoscitore del campione di Serie B e del Frosinone in modo particolare. Sì, perché Rodien diventa in questo momento uno dei giocatori più importanti, la sua qualità, la sua capacità non solo di andare a far gol ma anche di mandare i compagni verso la porta avversaria con palloni assolutamente invitanti, sono uno dei punti di forza del Frosinone di Alessandro Nesta. Difesa 3, Bardi confermato in porta, non ci sono Ariato e Capuano, quindi il polacco Cimischi al centro con Brighenti a destra e Curato a sinistra. In mezzo al campo qualche dubbio sulle corsie esterne, c'è sicuramente Zampano e bisogna vedere se c'è uno tra Salvi o Beghetto. C'è Rodien con Maiello e secondo me viene confermato Mirko Gori, che è tornato a giocare un'intera gara a Reggio Emilia dopo un lungo periodo di infortunio. Rodien dunque a supporto delle due punte che saranno Parcicek, il polacco sta facendo bene, già 3 gol, e Tribuzzi, che è un centrocampista esterno offensivo che da qualche settimana Nesta è costretto a inventarsi seconda punta. Direttore, hai ascoltato, insomma, nonostante le assenze nelle fila del Frosinone, non mancano gli elementi di qualità. Rodien può essere l'elemento su cui immaginare una box one, un ditacchio che vada a dargli fastidio? Ma poi le partite hanno uno sviluppo particolare, bisogna vedere, come ho detto prima, chi sta meglio, come si imposta la partita, sulle energie, sulla tattica. Di sicuro questo è un giocatore importante, è arrivato al Crotone in Serie A, nazionale, anzi ha fatto anche gol in nazionale, non dico contro l'Italia, non mi ricordo, però è un giocatore che, come dice il tuo collega, ha la doppia fase, ha qualità, intensità, di sicuro è un elemento che a Salerno fanno bene in questa gara a tenere d'occhio, perché poi lascia il ruolo e diventa anche devastante, come ha fatto nell'ultima giornata. Però voglio dire, come ho detto te prima, non mi ricordo il nome, di Roberto Monforte, facevo i complimenti alla società perché ha ingaggiato un mio collega che ritengo uno dei migliori in categoria e anche un po' penalizzato in B, e lui di sicuro sa come mettere a posto poi l'alternarsi di risultati tra in casa e fuori, perché è presente, è un grande supporto per i giocatori e anche per l'allenatore, quindi vedo un bel futuro roseo per il calcio frosinone. Roberto, credo che si riferisca alla guida del direttore sportivo Angelozzi. Assolutamente sì, guarda, già la notte stessa della per noi amara finale di La Spezia, con un collega lì eravamo al picco dopo la gara, ovviamente a vedere lo Spezia e noi festeggiare, abbiamo visto, ascoltato, abbiamo captato, e il giorno dopo ci siamo lanciati in una previsione: Angelozzi probabilmente arriverà a Frosinone. Qualcuno a Frosinone ha sorriso dopo aver ascoltato le nostre parole. In qualche mese di ritardo è successo quello che di fatto viene definito la chiusura di un ciclo, quello che ha caratterizzato i primi anni, i primi 17 anni della gestione Stirpe. In realtà questo è il secondo ciclo, il primo l'ha fatto Enrico Graziani, il secondo lo fa Ernesto Salvini, adesso tocca a Guido Angelozzi, che evidentemente deve riproporre ad alti livelli un Frosinone che, ricordiamolo, nei 17 anni della gestione di Maurizio Stirpe ha giocato 10 campionati di Serie B, questo è il decimo, e 2 campionati di Serie A, e per chi come noi conosce bene la storia sa che cosa significa. Quindi Guido Angelozzi è chiamato a un compito difficile, perché quanto ha fatto Ernesto Salvini, che comunque rimane al momento ancora in organico, è qualcosa di straordinario. Tutto firmato Maurizio Stirpe, ovviamente. Roberto, una considerazione invece in ottica salernitana. Arriva la seconda forza del campionato, a Frosinone viene vista come una sorpresa la Salernitana, e Nesta come pensi stia preparando questa partita?
Se c'è uno spauracchio, se c'è un giocatore in particolare su cui ci saranno le attenzioni principali da parte dei canarini. Il Frosinone, quando subisce l'avversario, va in difficoltà. Il Frosinone che invece, paradossalmente, fuori casa dovrebbe essere più coperto, invece va ad attaccare l'avversario. È successo a Lecce, è successo anche l'altra sera a Reggio Emilia. Diventa un Frosinone estremamente pericoloso, molto rapido e molto determinato, che non permette all'avversario di giocare. Quindi se Nesta vuole mettere in difficoltà il gruppo della Salernitana, la cui guida, personalmente, al di là delle rivalità degli anni passati, a me piace tanto, perché insomma un tecnico come quello della Salernitana è un tecnico che trasmette passione, che trasmette entusiasmo. Castori lo conosciamo molto bene, è un tecnico che sa preparare molto bene questa gara. Se non sbaglio, nelle interviste di oggi ha parlato di una Salernitana che deve mettere in campo la sua identità. Sì. Questo insomma per voi è un concetto più che comprensibile, cioè fa capire quella che è la sua grinta. Un uomo, ma ce ne sono diversi. Abbiamo letto che Tudino non sta bene, quindi preferiremmo che magari si riposasse, perché è sempre un attaccante molto importante. In realtà c'è un gruppo intero che Nesta conosce bene e di cui non si fida. Nesta festeggia le 100 panchine, peraltro ho studiato, Nesta con la Salernitana celebra sempre momenti importanti, perché proprio con i Granata nel 99 arrivò il suo primo gol in Serie A. Quindi chissà, vediamo come va a finire. Però non ci fidiamo, perché la Salernitana, se è lì sopra, è perché lo merita, non ci sono altri discorsi. Grazie, grazie a Roberto Monforte. Vuoi aggiungere qualcosa, Pasquale, dopo questa standing ovation Ma che ti ha celebrato Roberto? naturalmente lo ringrazio per l'affetto che poi mi viene rinnovato quasi tutti i giorni sui social, perché ancora oggi qualcuno mi scrive e si ricorda di me. Io sono orgoglioso di questa cosa perché ho lasciato anche dei bei ricordi a Frosinone e questa è la cosa più importante per me. Roberto, a me la cosa che ha fatto più piacere, devo dire, insomma, da addetto ai lavori, da spettatore relativamente interessato, è stato il fatto che il Frosinone, quando ha festeggiato i suoi 100 anni, credo, di storia, ha No, voluto, no. o no, ha inaugurato lo stirpe, se non sbaglio, Il museo il hanno fatto. nel museo, ha voluto fortemente, ha chiamato Pasquale Viscido, non ha dimenticato, ha chiamato Pasquale Viscido e lo ha inserito nella Hall of Fame, lo ha ospitato a Frosinone, anche se è di casa Pasquale, avendo sposato una frusinate. E questa è una cosa molto molto bella, devo dire la verità, Roberto. Ma guarda, io ritengo che per tutti noi il club, la squadra del cuore, sia veramente una parte importante della nostra vita, o per ognuno di noi della propria vita. E allora conservare, ricordare, tenersi stretti certi ricordi, certi momenti, deve essere un vero valore da condividere per far crescere l'amore per uno sport che, purtroppo, a causa della pandemia, è fortemente in difficoltà. Quindi noi ci portiamo dentro quei momenti che per noi rappresentano veramente parte integrante della nostra esistenza e del nostro essere tifosi. Perfetto, Perfetto, finita la finita la parte parte decubertiniana. decubertiniana, domani sarà scontro al vertice, che vinca il migliore, mi verrebbe da dire di no, ma visto che la Salernitana ha vinto solo 2 volte, ti devo rispondere a tono e a numeri, ha vinto solo 2 volte a Frosinone, beh, non c'è 2 senza 3, passamela Roberto, dai. C'è un disturbo, non capisco bene, forse è la connessione. Grazie, grazie a Roberto Monforte, amico e collega di Frosinone. Ci vediamo domani sera allo Stirpe. Buonasera Ciao Jenny, un Roberto. abbraccio. Allora, siamo in conclusione. Io ringrazio Pasquale Viscido che è rimasto nel cuore dei Frusinati e dei Grazie Salernitani. a te per Grazie l'invito. come sempre, grazie all'esperienza, alla professionalità di Giuseppe Cannella. Te la senti di farci un consiglio? Ne abbiamo dati tre, un consiglio per gli acquisti, non da mandare la pubblicità, ma l'attaccante di scorta, che sei d'accordo che il mercato per una squadra che è al vertice paradossalmente può essere più difficile, direttore? Certo, perché poi i giocatori bravi ce l'hanno le squadre forti e tu sei un antagonista e non te li danno. È difficilissimo, non è semplice. Io prenderei Torre Grosso per dire, Sono d'accordo, ma lo sto faccio dicendo per da. dire, ma no, ne No, sono. no, 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 Qua ma è. c'è da dire Perché poi devi semplicemente. anche beccare quello che si cala nella parte del comprimario. A questo punto c'è Dionisi pure libero, Sì, praticamente sì. sì. O no, Praticamente direttore? non lo so, ma non posso dare giudizi, cioè tu devi vivere una struttura Vabbè, tecnica. È certo, sì. chiaro che Dionisi è uno che comunque fa un po' come Tutino, no? Si muove,
La Salernitana è attrezzata bene nelle prime scelte. Sono le alternative che sono ecco, d'accordo. Quindi non è che tu puoi prendere Dionisi che poi faccio per dire. Perciò che è un buon giocatore, viene qui. Magari devi prendere un giovane. Non vorrei essere nei è un giovane. Vediamo, dai, gli mando Charpentier, me lo tolgo da Reggio, lo mando. Charpentier sarebbe... Faccio per dire. No, allora, tu devi capire che ci vogliono giocatori, perché il buon Giannetti, che è forte per me, non è andata bene nella credibilità sua e della... diciamo di tutto quello che è intorno, il giocatore è importante, però alle volte ci sono dei passaggi che poi ti segnano. Sono d'accordo. Allora, anche se lui fa il massimo, è professionista, non ha dato quella concretezza nel giudizio degli altri. Ecco, certo. Quindi devi prendere un giocatore che sia l'alternativa ai due titolarissimi e per cui che sia forte ma allo stesso tempo che sia utile. Lo stesso Condo deve entrare. L'anno scorso ha giocato tanto, ha fatto gol. Magari nella sua testa si sente. Si aspettava di fare il titolare. Questo è il vero problema. Sottoscrivo anche le virgole, perché il Gondo che entra in campo oggi appare quasi insomma penalizzato. No, sì. Non penalizzato, quasi si aspettava indolente. Si aspettava. Allora, io parlavo con i dirigenti del Genova, siamo a distanza, si può dire. Ci sono stati presi dei giocatori, faccio un esempio, Pellegrini, che è un giocatore forte, sulla fascia sinistra dove ha fatto un grande campionato a Cagliari, che doveva fare la differenza al Genova, ma sembra, anche se da tanto, indolente. Quando mi hanno fatto una domanda, e nel caso di Giannetti, nel caso di Condo, io gli dico, è un giocatore che ha fatto il ritiro con Pirlo alla Juventus, dopo quello che ha fatto al Cagliari, si sente un titolare under 21, torna al Genova, dice il pallone deve venire da me, io non vado più dal pallone, è una bocciatura che poi è stato preferito Fabbrotta, faccio per dire. Chiarissimo. Allora arriva Gondò, nello specifico l'anno scorso ha fatto bene con Ventura, perché Ventura esalta il gioco degli attaccanti, è stata una certezza, tante volte titolare, si pensa di partire in prima linea. Ecco, queste sono le non cose. Non trovando poi conforto devi... nei fatti. Non lo so, poi è lo spogliatoio. Io non posso parlare di uno spogliatoio. Magari è il giocatore ideale, ma bisogna entrare un attimino in quel laboratorio che ci hanno in testa e fargli capire che deve essere più utile alla causa anche se che per 10 minuti. Chiarissimo. Ma penso che dovrebbe essere così. È stato un piacere. Grazie a Peppe Cannella, grazie a Pasquale Viscido, grazie a Peppe Maglio in cabina di regia, dietro la telecamera il nostro Cesc Fabregas. L'appuntamento con Amici Granata è a dopo Capodanno, perché praticamente giovedì prossimo sarà la vigilia di Natale, ci fermeremo l'altro giovedì, la vigilia del Capodanno, quindi noi ci vediamo direttamente nel 2021, l'occasione per fare gli auguri di un buona fine e soprattutto un ottimo inizio e cancellare questo brutto, brutto, brutto anno, magari con i successi targati Granata e Amici Granata, solito, classico, tradizionale. Questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.